Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo chi ha partecipato alla qualifica del gioco del club della scommessa numero 10 e cosa hanno pronosticato. Vi ricordo che si partecipa gratuitamente e come ogni mercoledì si deve pronosticare con un commento una partita fra i campionati principali di Serie A come Spagna, Francia, Inghilterra, Germania e Italia Serie A e Serie B con quota non inferiore a 1,45 che giocheranno questo fine settimana da venerdì 8 a lunedì 11 marzo. Ma adesso andiamo a vedere chi ha deciso di partecipare e cosa hanno pronosticato. Intanto ho già preparato l'elenco verificando le quote sul sito www.scommettendo.it. Il primo partecipante è Giovanni Di Corato, che ha pronosticato Chievo-Verona-Milan over 1,5 ospite a 1,76. Poi abbiamo Carlo Rizzi con Liverpool-Burnley over 3,5 a 2,05. Giuseppe Fascilla con Chelsea-Wolverhampton 1 a 1,54. Angelo Di Corato, Frosinone Torino 2 a 1,87. Poi abbiamo Cosimo Di Viccaro con Fiorentina Lazio X o gol a 1,53. Poi abbiamo Giuseppe Liberti, Siviglia Real Sociedad 1 a 1,70. Poi abbiamo Andrea Campese con Sampdoria Atalanta gol a 1,57. Fabio Crudele, Bologna Cagliari 1 a quota 2. Vincenzo Colucci, Real Valladolid Real Madrid 2 a 1,59. Andiamo avanti e abbiamo Cosimo Colucci con Inter Spal 1 e over 1,5 a 1,60. Luigi Cafagna, Roma Empoli 1 a 1,50. Christian Fox, Lecce Foggia 1 a 1,85. Poi abbiamo Gianni Persia con Sassuolo Napoli 2 a 1,60. Vito Antonio Rizzi, Southampton Tottenham X2 over 1,5 a 1,45. John Junior con Arsenal Manchester United, gol a 1,55. Nicola Di Staso con Leicester Fulham, 1 a 1,60. Johnny Prats con Cosenza Brescia, 1x e under 3,5 a 1,84. Poi abbiamo Gianni Carbone con Rennes Cannes, 1 a 1,60. E Francesco Buono, Dijon Paris Saint Germain, 2 over a 1,50. Le partite pronosticate sono 19. E nel caso in cui tutti questi pronostici risulteranno vincenti, per tutti i partecipanti di questo gioco ci sarà un tablet 4 GB di RAM. In caso contrario, il gioco continuerà solo per coloro che avranno indovinato il proprio pronostico, mentre chi non l'avrà indovinato sarà eliminato dal gioco e non parteciperà alla seconda fase di questo gioco. Vi ricordo che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco, dove tutti potete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del club della scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!